per la Fondazione Cesaro ho avuto questo incarico di seguire questo corso, questa novità, qui nel territorio di Concesio, in provincia di Brescia. Senza dubbio è stata una sfida, non solo per me, anche per il territorio, per il servizio sociale del Comune di Concesio, con il quale ha collaborato con noi, con la Fondazione, perché è stato proprio una novità questo investire in un corso di taglio cucito e inizialmente pensato per donne straniere, poi si è rivelato più partecipato da residenti, ma che ne avevano assolutamente necessità e voglia. È stato anche uno stimolo per ogni partecipante perché ha potuto chiedersi effettivamente quali fossero le proprie esigenze, se era di proprio interesse imparare qualcosa di nuovo, quindi un aspetto pratico, concreto, e nell'imparare un mestiere, che è quello del taglio, del cucito, del costruire, disegnare un cartamodello. Questa mattina mi diceva una partecipante che era entusiasta e orgogliosa di se stessa perché ieri ha accorciato una camicia alla vicina di casa e lei in cambio le ha dato un prodotto del suo orto. È un'esperienza molto bella stare con queste donne a fare questo lavoro. Mi sembra giusto insegnare alle disoccupate, così sanno, hanno qualcosa in mano, sanno fare qualcosa, è un aiuto per loro, poi se vogliono continuare a fare la sarta. Questa fondazione è un aiuto per queste donne, che può essere che se continuano a fare questi corsi sarebbe bello. Come mai hai deciso di fare questo corso? Quasi per caso ho trovato questo volantino nella scuola dell'infanzia del mio bambino. Siccome è una passione che volevo coltivare, ma diciamo non ho mai avuto l'occasione. Cosa ti porti a casa da questa esperienza? Sicuramente è stata una bellissima iniziativa perché abbiamo avuto proprio modo di innanzitutto conoscere altre donne, altre disoccupate, diciamo, come nel mio caso, ma anche di altre nazionalità. Ci sono quattro ragazze pakistane, loro sono molto brave nella manualità e molto un po' meno nella teoria, mentre noi diciamo che, almeno io non ero neanche in grado di infilare un filo dentro nella macchina a cucire. Questo corso è stato proprio utile, veramente, cioè mi ha reso indipendente quasi da subito. Questo a me piace cucire, ma io so cucire ma non so fare carta modello. Poi loro insegnano a fare carta modello. Abbiamo fatto una gonna che prima non lo sappiamo come fare e poi impariamo la lingua. Come mai hai deciso di iniziare questo corso? Volevo mettermi in gioco, essendo comunque adesso a casa, e ho voluto sfruttare questa opportunità. È stata un'esperienza molto positiva, abbiamo creato un bel gruppo e ci siamo aiutate da subito tutte a vicenda. Ti ringrazio per questa opportunità. E io spero che portino avanti queste iniziative, ne creino altre per dare modo a più persone di crescere, diciamo, a livello anche di persona, non solo per il lavoro, ma penso che tutte abbiano avuto questa crescita di autostima. Poi prendiamo altro pezzo, lo appoggiamo qua e cuciamo 1 cm
fino qua. E emerge proprio lo spirito di Monsignor Mazzolari, posso dire, perché lui credeva molto e ha sempre lavorato, ha speso la sua vita per questa famiglia globale, mai come anche qui si è concretizzato e si è compiuto, forse il suo desiderio più grande.